Tecnocoperture, Osimo, coperture del settore industriale e di civile abitazione, di qualsiasi genere, specializzata nel recupero di strutture esistenti e nella bonifica dalla presenza di amianto, con soluzioni di rimozione e sopracopertura. Se non sai quindi come risolvere il tuo problema della bonifica dall'amianto, rivolgiti con fiducia alla Tecnocoperture, via Sant'Antonio 10, Osimo. I ricordi del 2007 con la gara regionale femminile alla Bocciofila Tavernelle e il torneo esordienti alla Bocciofila Fermana. In chiusura, gara chiaravallese del 2010. La Bocciofila Tavernelle ha organizzato una gara regionale femminile, il secondo trofeo Rebbe Elettromeccanica, ed è stato un vero successo. Così i dubbi e i timori dei dirigenti della Bocciofila si sono dimostrati infondati e la soddisfazione è stata grande, come ci spiega il presidente della Bocciofila Tavernelle, Tonino Pierini, intervistato da Carlo Giuliani. Effettivamente ci dà un punto di orgoglio. Questa gara, che eravamo un pochino così titubanti nel decidere se organizzarla o meno, perché come sappiamo le gare femminili difficilmente riescono perché sono poche le giocatrici, noi dobbiamo dire che abbiamo raccolto un'adesione, direi come una gara nazionale, 9 gironi, di cui 2 gironi di A, 2 di B, 4 di C e 2 di D, e di conseguenza ci teniamo soddisfatissimi. È dovere, e credo che non possiamo non riconoscere che questa gara è stata sostenuta con grande partecipazione anche a livello di sponsor. È dovere nostro ringraziare innanzitutto lo sponsor ufficiale della gara, che è la Rebbe Elettromeccanica, che è qui del luogo, una ditta che opera qui nelle nostre zone, che il titolare è Biagiotti Aldo, che abita qui proprio a Tavernelle, e altri sponsor, a partire dalle ditte artigiane. Perciò se questi sono i risultati, credo che abbiamo tutti i presupposti anche per riconfermarla questa gara per l'anno futuro. Grazie a tutti, grazie ai collaboratori della società che hanno collaborato per gestire questa gara, e siamo imminenti a 2 settimane che abbiamo la gara regionale maschile, che abbiamo già programmato, che è già sorteggiata, che va in gara dal 12 al 17 di questo mese. Grazie a tutti. Lo abbiamo già visto dalle immagini, ben 3 atlete della Bocciofila Oikos Fossombrone, Katia Boncompagni, Agnese Aguzzi e Loredana Casagrande, sono approdate alle semifinali. La quarta giocatrice è Elisa Valenti della Bocciofila Metaurense. Katia Boncompagni, la vediamo alla bocciata in questo momento. Buono il pubblico ad assistere a questa gara regionale femminile organizzata dalla Bocciofila Tavernelle, secondo trofeo Reb Elettromeccanica. Intanto vediamo, sta conducendo nettamente la giovane Agnese Aguzzi sulla collega Katia Boncompagni. 11-6, il parziale a suo favore. Ottimo il suo accosto. Vediamo ora Katia Boncompagni. Sta arrivando bene la sua boccia, un pochino veloce, ma si appoggia sulla boccia di Agnese e prende il punto. Ancora Agnese Aguzzi all'accosto. Ottimo accosto, preso il punto, al tiro Katia Boncompagni, che sbaglia. Viene all'accosto Katia Boncompagni. Ed è buono anche il suo accosto, il punto è preso. Agnese Aguzzi, bocciata valida, pallino a fondo campo,
una boccia ancora da giocare per Katia Boncompagni, che prende il punto. Agnese, vediamo se riesce ad inserire il dodicesimo punto, ma è corta la sua boccia, un punto ancora per Katia Boncompagni. Intanto vediamo che Loredana Casagrande ha superato la sua avversaria Elisa Valenti. In finale quindi Loredana Casagrande. E pressoché in temporanea anche Agnese Aguzzi ha chiuso vittoriosa la sua semifinale, approdando così ad una finalissima targata Oikos Fossombrone. Questo secondo trofeo Reb Elettromeccanica, la bocciofila Tavernelle di Serrungarina, sicuramente andrà ad un atleta della bocciofila del presidente Roberto Eusen. Partita sostanzialmente equilibrata sino all'8-7 per Loredana Casagrande, e questa è la tornata della svolta di questa finalissima, dove Agnese Aguzzi inserisce ora in questo momento il quarto punto. Ha sbagliato tutto Loredana e ora siamo sull'11-8 per Agnese Aguzzi. Terza boccia di tornata per Loredana Casagrande, perentorio 11-8 per Agnese Aguzzi. È sotto di boccia la Loredana, poteva giocare il pallino per portarlo a fondo corsi, ha scelto l'accosto lasciando un 70 a terra di spazio per Agnese. La marcia di Agnese in questa finale è un 2-0, 2-1, 2-3, 3 pari, 3-5, 5 pari, 5-6, 5-8, 7-8, 11-8. 4 punti la tornata precedente e sembra inarrestabile la performance della giovane Agnese Aguzzi. Bel punto a due pezzi che può creargli un po' di fastidio qualora la Loredana colpisse e il pallino gli giocasse sulla boccia sua a fondo corsia. Ultima boccia di tornata per Loredana Casagrande, boccia del punto, errore, dodicesimo punto a terra. Così si chiude il secondo trofeo R&B SRL Elettromeccanica alla bocciofila Tavernelle di Serangarino. Ho giocato bene, alla fine sono stata sempre calma, alla fine sono stata premiata. La meno piccola, diciamo, la Loredana delle tre di Fossombrone. Che è successo? Io... Bravi, bravi. Cioè, sono contenta di arrivare a questo punto perché quest'anno ho passato dei momenti brutti, di crisi, quindi ho ripreso adesso, quindi, ma contento. Però adesso la finale, se la vincevo, ero contento. Però brava Agnese, perché se lo merita. L'hai giocata bene, l'hai fino giocata... a 8-7, poi quei 4 punti la tornata precedente. Sì. La stanchezza è stata tanta, non so, come dico adesso non sono neanche in forma. Però. Dedico questa vittoria al presidente Roberto, che poi è anche il suo compleanno. Oggi è il suo compleanno, è vero. Tanti 22, auguri. Vero? 22 ne finisce. Sì, 22 anni. 21. Auguri Roberto. Complimenti a voi. Grazie, auguri al nostro presidente. Grazie. Che se lo merita. E dalla bocciofila Tavernelle chiudiamo con le parole del presidente del comitato provinciale della Federboccia di Pesaro Urbino, Floriano Mariani. È stata una bellissima gara, perché mi sembra abbiano fatto oltre 9 gironi, 9 o 10 gironi, quindi è anche partecipata dalle atlete abbastanza brave, perché mi sembra che ci siano state Locarini, la Conti, la Leone. Quindi vuol dire che le gare organizzate da Pesaro piacciono, e a me non può fare altro che piacere. Forse in futuro qualche gioco a squadra per il settore femminile, per invogliare un po' di più la partecipazione, non da campionessa una sola e basta, ma aumentare il numero? Ben venga, però questo bisognerebbe dirlo a loro, alle donne. Sai com'è, con le donne è molto difficile, molto difficile. Quanto va bene, ha ragione solo loro. Quando va bene, quando va male abbiamo torto noi. Facce nuove al quarto torneo regionale esordienti organizzato dal comitato di Ascoli Piceno con la collaborazione della bocciofila CSRT Fermana. Una prima volta per questa bocciofila. Le facce nuove sono quelle della squadra della
Bocciofi, la Moscianese, Comitato di Teramo, che per la prima volta anch'essi partecipano ad un torneo esordienti marchigiano. Un torneo meno affollato del solito, ma l'epidemia influenzale e altri problemi hanno impedito una più massiccia partecipazione. Comunque, i 19 giovanissimi, come al solito, si sono divertiti con il gioco di squadra e con le prove alternative e hanno fornito una buona immagine dello sport delle bocce alle numerose autorità intervenute, fra cui il sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio e l'assessore allo sport Luciano Romanella. Ma è una bella novità, i giovani sono il nostro futuro, quindi dobbiamo investire su di loro, soprattutto con lo sport e anche con le bocce, quindi è una grande giornata di festa, una giornata per i giovani, una giornata per le bocce. Noi non possiamo che essere soddisfatti come amministrazione comunale che sia stata scelta la nostra città per questo torneo a carattere regionale. Diciamo la verità, ci tira su un po' il morale vedere queste cose dopo averne viste altre non troppo belle. Sì, questo è lo sport, è quello vero, lo fatto di, in questo caso, di ragazzini, ma che lo fanno per divertirsi, per giocare, e quindi lo sport è quello in cui noi crediamo e non possiamo che condannare tutte le devianze di cui oggi purtroppo dobbiamo assistere. Beh, di questi tempi vedere i giovani che giocano a bocce non è una cosa che si vede tutti i giorni. Comunque va nell'indirizzo del nostro assessorato, quello di andare dietro a tutte quelle attività sportive, soprattutto quelle che prediligono i giovani. Quindi è un grande sport, è molto conosciuto nel nostro territorio e nei limiti delle risorse che abbiamo l'assessorato dello sport sarà sempre vicino a questo mondo. Abbiamo ascoltato il sindaco Di Ruscio, l'assessore allo sport Romanella, ma insieme a loro c'erano anche Silvio Dionea, il consigliere comunale, Michele Rastelli, vice sindaco di Fermo, e poi per la Federbocce il consigliere nazionale Olivio Togni, il presidente regionale Fabio Luna, il responsabile regionale della commissione giovanile professor Salvatore Veltre, il presidente del comitato provinciale della Federbocce di Ascoli Piceno Giuseppe Montelpare, il presidente della bocciofila fermana Graziano Capancioni, il presidente del centro sportivo tiro a segno Giovanni Tofoli. Insomma, tante autorità politiche e sportive a seguire questo sport povero, ma che in questi momenti certamente serve da esempio a quelli più ricchi. Come al solito, non vogliamo fare la cronaca agonistica di un torneo il cui scopo principale è quello di far stare insieme e far divertire i neofiti delle bocce. I premi ci sono stati per tutti, come vedremo più avanti, così come gli applausi. Pertanto, ora vogliamo nominare tutti i partecipanti al torneo di Fermo. Manuel Peperini, Valentina Menzietti, Matteo Fulgenzi, Sara Tofani, Claudio Principi, Mirko Maurelli, Marco Galletti, Alice Principi, Silvia Danzi, Giulia Radi, Simone Bellucci, Emanuele Iobbi, Alessandro Gatti, Marco Di Pasquale, Giampiero Cartone, Emanuele Pierucci, Lorenzo Pierucci, Lorenzo Biagioli, Iuri Cecchetti. Ha diretto Giuseppe Spaccasassi. Hanno collaborato gli arbitri Silvano Brizzola, Gino Catini, Gianfranco Mandolesi, Emidio Poli. Allora mi dica, le è piaciuto questo torneo esordienti? Bravi ragazzi, sono simpatici e bravi ragazzi. E bravi tutti. Come mai qui a Fermo? Siamo venuti con la squadra dei ragazzini piccoli. Riportiamo. Siete un po' venuti da lontano? Da Mociano. State andando bene con i giovani a Mociano? Sì, noi stiamo ripartendo con i ragazzi piccoli e penso che fra un paio d'anni ci ritroviamo una bella squadrina. Ce la farete a tenerli? Beh, penso di sì, l'impegno è tantissimo, quindi penso di farci. Lo sappiamo. Beh, ci proviamo, almeno per i ragazzi è bello, diciamo, si divertono, stanno tranquilli. Poi... Portate dei tornei qui delle sì, questa è la seconda, quest'anno è la seconda gara che fanno, sono 5 mesi che abbiamo. È un anno però, è 5 mesi che giocano, e automaticamente ci manca ancora un bel po' per crescere.
Ma comunque piano piano arriveremo, come gli altri che ci abbiamo che sono arrivati tutti in A, quindi... Tu da quanto tempo è che giochi a boccia? Un annetto. Allora hai imparato molto? Sì. E per esempio che cosa hai imparato? A bocciare e ad andare a fondo. Cosa ti piace di più? A bocciare. Ci prendi? Eh? Ci prendi? Sì. Ci provi insomma? Sì. Oggi com'è andato questo torneo? Bene, bene. Bene. Sei divertito? Sì, molto. Tu ti chiami? Alessandro. Che classe fai? Terza B. Sei il più bravo della squadra? No. No. Chi è il più bravo? Tutti bravi. Cosa ti piace più, andare a punto o bocciare? Bocciare. Classe fai a scuola? La quarta. Sei bravo? Sì. Come a boccia? Sì. Bravo a scuola e bravo a boccia. Mamma è contenta? È un po'. È andato? Bene. E primi? No. Secondi? No, terzi. Terzi? Sì. Va bene, Simone, vai a fare lo spalleggio per la Coppa del miglior giocatore maschile, vai! Pareggio! Vai, corri, corri! Come è andata oggi? Lei ha fatto la camicia femminile! Ok, complimenti! Grazie! Pareggio ai pallini? Mm-hmm. Per? Per arrivare primi! Quindi provate ad arrivare primi? Sì! Con lo spareggio ai pallini! Seconda volta! Bravo, molto concentrato sui pallini. Sì. Bravissimo. Com'è andato oggi? Bene, bene. Meglio di Camerano? Sì. Ah, allora stai migliorando? Sì. Bravo. Ti piacciono le bocce, sì? Sì. Anche tu stai migliorando? Abbastanza. Sì, abbastanza. Non sei molto convinta? No. Cos'è che devi fare per migliorare? Concentrarmi di più. Manca la concentrazione? Sì, sì. Ma nello studio sei concentrata? Sì. Questo è più importante. Perché hai giocato male? Sì, ho fatto un po'. Non l'ho visto, hai sbagliato? No. Ma come siete messi come punteggio? Siamo i primi. E allora? E sorridi, no? Beh, oggi hanno vinto loro, quindi sono brava. Sono brava. Sì, tu non ci pensi proprio. Merito di chi è? Loro? Sono forti! Abbiamo avuto tutte quelle là! 5 cambi! E dal torneo regionale Esordienti di Fermo chiudiamo con le parole di Giuseppe Montelpare, presidente del comitato provinciale della Federboce di Ascoli Piceno. Siamo con il presidente Giuseppe Montelpare alla bocciofila fermana, la prima volta che il comitato di Ascoli Piceno ospita qui in questa bocciofila un torneo regionale esordiente. Come è andato, presidente? Beh, sono super felice perché il torneo è andato molto molto bene. Abbiamo fatto una bella organizzazione. È la prima volta che nel nord di Ascoli organizziamo un torneo esordienti e l'aiuto e il ringraziamento va alla bocciofila fermana, al centro sportivo che ci ha dato anche la sala per ospitare tutti. E che dire, quando vedo i giovani mi rallegra il cuore perché sarà l'avvenire del nostro sport. Oggi forse diciamo così l'influenza ha un po' penalizzato la partecipazione, molti bambini sappiamo che sono stati allettati, quindi non è stato eccezionale, però un buon numero comunque. Sì, nonostante tutto i 22 ragazzini da 8-11 anni ti dà il piacere di vederli gareggiare, potevano essere molti di più,
Ma non importa, l'importante è fare qualcosa per questi giovani. Significativa anche la presenza, diciamo, autorevole dell'amministrazione comunale di Ferro. Beh, sono orgoglioso e mi ha fatto tanto tanto piacere l'amministrazione di Ferro al completo e ringrazio pubblicamente per la loro presenza. Grazie per tutto quello che fa per le bocce. E non dimentichiamo per ultimo la Federazione Italiana Bocce, presente qualitativamente e massicciamente. La Federazione Italiana è tutta presente, dal consigliere nazionale Olivio, che ringrazio immensamente, al presidente regionale Luna e tutto lo staff in seguito. Viva TV Rea! Ah, salve assessore! Ciao!372 coppie, 78 di categoria A, 113 di B, 138 di C, 43 di D, hanno partecipato al nono trofeo Barboni e quinto trofeo Bufalini, gara regionale festiva organizzata dalla bocciofila Chiara Vallese. Anche questo è stato un bel successo di partecipanti, quasi 800 giocatori, e anche, e ci fa piacere rimarcarlo, un bel successo di pubblico, perlomeno sino ad una certa ora. Non ci fa piacere invece apprendere che lo storico presidente della società, Ivo Piombetti, lascerà, anche se dopo tanti anni, il suo incarico. Stavolta ho deciso veramente di andarmene, anche perché il prossimo anno ricorre il 25esimo dalle mie elezioni e io penso che ormai quello che ho dato, il resto ci sarà qualcuno più giovane di me che darà qualcos'altro di innovazione. Però molti qua dicono, ma Piombetti dice sempre quello, poi alla fine lo convinciamo a restare. Stavolta mi sono convinto, non mi metterò nemmeno nella lista, voglio fare il serio stavolta. Detto questo, noi speriamo che sia come le altre volte. E com'è andata questa manifestazione quest'anno? Ma allora, la manifestazione è un peccato solo per quello lì, perché le manifestazioni che facciamo riesce tutte abbastanza bene, non c'è stato un problema. Io posso dire solo grazie sia al direttore di gara che anche a Cuppari, che ci ha dato una mano, è stato tutto il giorno qui con noi, e a tutti gli arbitri, tutti gli sponsor, tutti e quelli tanti amici che ti sono vicini. Tanti amici che sono vicini, collaboratori del consiglio, che ho dei bravi veramente collaboratori, e che senza di loro non sarei riuscito a organizzare certe robe. E dobbiamo dire qualche parola anche sulla gara giovanile di ieri. La gara giovanile è sempre una bellezza farla, perché alla fine vedi sti giovani che vincono, specialmente l'esordiente ha vinto un ragazzino di Ascoli che veramente era un gioiello, e la bambina che era la seconda. La ragazzina è tutt'altro che bella, proprio, bella proprio. Ecco, però adesso proprio per questo vorrei riprendere il discorso iniziale. Lei lascia, Presidente, però sicuramente nei suoi sogni ce n'è uno non realizzato, quello di un bel gruppo di giovani qui nella Bocciocca. Non ci sono mai riuscito a portare un gruppo di giovani. Siamo provati ad andare anche nelle scuole, anzi anche con Veltre, con tutti quanti, però non ci siamo mai riusciti, anche perché quando gli parli dei bocce sia ai insegnanti che ai genitori sembra che gli chiedi qualcosa che è fuori dal normale. Invece io dico che è uno sport sano, è uno sport che d'aggregazione, cioè i ragazzi stanno qui in un ambiente sano e sarebbe bello portarli dentro qui. Però è fatica a farlo capire anche ai genitori e agli insegnanti tutti. Auguri Presidente, tante belle cose per la prossima vita. Comunque io collaborerò senz'altro anche con tutti, non è che io non do più una mano, io rimango sempre socio qui, questo è garantito. Abbiamo parlato con il presidente Piombetti della gara giovanile del sabato, con 47 giocatori partecipanti, che ha visto la vittoria nella categoria esordienti di Francesco Maria Bacchetti, comitato di Ascoli Piceno, su Chiara Gasperini, comitato di Pesaro Urbino. Della categoria ragazzi di Enrico Lisotta, comitato di Pesaro Urbino,
su Fabio Battistini, sempre Pesaro Urbino, e Lorenzo Biagioli, comitato di Ancona. Di Fabio Tinti, nella categoria allievi, del comitato di Ancona, su Luca Capponi, comitato di Macerata, e Simone Rossetti, sempre comitato di Macerata. Torniamo alle semifinali del nono trofeo Gioielleria Barboni e quinto trofeo Buffarini, che vedono in campo nella categoria AB Alessio Foglia, Moreno Capponi, San Buchetto contro Massimo Monachesi e Roberto Quattrini, Castelfidardo. Pietro Guerra, Giancarlo Zampolini, Monte Gridolfo contro Luciano Muratori e Giacomo Alberici, Oikos Fossombrone. Nella CD, Carlo Diambra e Renato Olivieri, Borgo Catena, contro Simone Bara e Francesco Giustozzi, San Buchetto. Firmino Parasecoli, Gabriele Marinelli, Acri Senigallia, contro Enrico Barchiesi e Nello Balducci, Passo Ripe. E in queste semifinali c'è chi gioca male e chi gioca bene. C'è addirittura un 10-0 ed è per Alessio Foglia e Moreno Capponi San Buchetto, che stanno conducendo su Massimo Monachesi e Roberto Quattrini Castelfidardo. Ora i portacolori di Castelfidardo hanno la possibilità di conquistare qualche punto, e ne sono arrivati addirittura 3, 10-3. Vediamo cosa sta succedendo sulle altre corsie di gioco. L'8-6 è per la squadra di Passo Ripe, mentre Borgo Catena sta conducendo nettamente su San Buchetto, 7-2. Pocciodromo affollato per seguire queste ultime fasi di gioco. Borgo Catena sempre avanti, Moreno Capponi colpisce non come voleva, ma è l'11-3. Gabriele Marinelli sbaglia la bocciata a fondo campo. Barchiesi e Balducci di Passo Ripe sembrano poter chiudere questa partita, ma ancora non ce l'hanno fatta. E in effetti, finché non si arriva ai 12 non si può dire che la partita è finita, perché stanno recuperando, hanno recuperato, si sono portati sull'11 pari i giocatori dell'Acris Senigallia. Di là abbiamo visto Monte Gridolfo in vantaggio su Fossombrone, mentre Borgo Catena chiude la sua partita su San Buchetto. E qui c'è la chiusura, straordinaria chiusura, vittoria di Firmino Parasecoli, Gabriele Marinelli e Acri Senigallia hanno recuperato e vinto. E arriva anche la vittoria di Alessio Foglia e Moreno Capponi su Quattrini e Monachesi, così come la vittoria di Pietro Guerra e Giancarlo Zampolini Monte Gridolfo su Luciano Muratori, Giacomo Alberici, Oikos Fossombrone. Fra poco inizieranno le due finalissime, intanto ci sono le premiazioni, qualche premiazione dei terzi e quarti classificati, qualche
parentela del presidente, giovane e meno giovane, e poi ci portano a visitare quel che si sta preparando per la cena, a cui purtroppo non potremo fermarci. E beh, è un peccato. È un peccato anche che di pubblico per queste finali non ce ne sia rimasto poi tanto. Il 4-0 abbiamo appena visto è per la squadra di Borgo Catena, categoria CD, Carlo Diambra e Renato Livieri. Stanno conducendo su Firmino Parasecoli, Gabriele Marinelli, Acri, Senigallia. È soltanto un punto, ma comunque un 5-0 per Borgo Catena. E nella categoria AB c'è la squadra di San Buchetto che si è portata a condurre addirittura per 7-2. Moreno Capponi in forma e per Montegridolfo sembra che non ci sia proprio più niente da fare. 9-2 per San Buchetto. Capponi all'accosto, non inserisce il secondo punto, ma è 10-2. Livieri alla bocciata, non sbaglia un colpo, e mai per Gabriele Firmino. Anche per loro non sembra che ci sia molto da fare, il 7-0 per Borgo Catena. Errore dopo errore e così finisce la partita di finale di categoria AB con la vittoria di Alessio Foglia e Moreno Capponi San Buchetto. Proviamo qualche volta a vincere, oggi è già riuscita. La prima? È la prima. Di una lunga serie? Si spera. Dai, anche perché novembre è finito il mese, quindi non lo so, vediamo. È finito il mese dei morti. Esatto. L'ho abbandonato un po' la semifinale e la finale, però diciamo che a volte anche da solo riesce a vincere, è talmente fenomeno che due bocce gli bastano. Ma hai sentito che comprensi? Hai aiutato tutto Rossi? No, esagera sempre, però comunque abbiamo giocato bene. La dedica al solito. Allora, la prima dedica va al compagno, che sicuramente se la merita. La seconda la ragazza. Questa proprio me l'aspettavo. Nuova? È nuova e mi ha dato anche un portafortuna e diciamo che oggi mi ha portato veramente fortuna. Poi possiamo dire il nome, no? Si chiama Emanuela. Complimenti Emanuele. Poi la facciamo alla famiglia che è sempre vicina e al presidente di San Buchetto. Ah, io la dedico soprattutto okay, al compagno, alla fidanzata che lo manda a giocare e a tutta la voce di San Buchetto. Li avevamo lasciati sul 7-0 e Diambra Livieri ora con 3 punti conquistati si portano sul 10-0. La bocciata di Livieri non è troppo fortunata. Il punto a terra per la squadra dell'Acri Senigallia che ora inserisce il secondo punto. Un punto a testa per Firmino e Gabriele, ma si fermeranno qui ed è finita. Vincono Carlo Diambra, Renato Olivieri, Borgo Catena. Lui è un campione alla corsa, ma tu sei un campione alla bocciata. Ma per vincere ci vuole tutte e due. Lui è bravo. Abbiamo iniziato bene, siamo molto soddisfatti. La dedica la facciamo ad Alice. E chi è Alice? Mia nipotina. Ah, beh, tu ad Alice. Ad Alice. E tu? Io lo faccio alla famiglia e anche alla società, più di tutti. E da Chiaravalle chiudiamo con le parole dell'assessore allo sport, Cristina Cicciani. È una bella società e tutti gli anni mi fa sempre piacere tornare per assistere a queste gare che effettivamente cominciano ad essere una tradizione per la nostra città. Una bocciofila comunque che ha bisogno dell'attenzione dell'amministrazione comunale, penso. Sì, sempre, noi veniamo chiaramente chiamati in causa tutte le volte, ma tutte le volte rispondiamo in maniera piacevole, perché effettivamente è una società molto molto attiva e quindi ci fa piacere. Il presidente Piombetti ha detto che ci vuole lasciare, cosa gli vogliamo dire? Io ho cercato di convincerlo a rimanere, sinceramente, perché
perché è una persona con la quale ho collaborato ormai, diciamo, da 3 anni, quindi collaboro molto volentieri e con il quale si parla anche molto bene, si riesce sempre a trovare soluzioni. E quindi il fatto che poi lui non abbia più intenzione di rimanere, questo mi dispiace molto, anche se poi, vabbè, diciamo che dopo tanti anni uno si merita anche un po' di riposo. Tecnocoperture è soluzioni in alluminio per il settore industriale. Tecnocoperture è soluzioni tecniche a qualsiasi problema inerente alle strutture prefabbricate in genere. Tecnocoperture è per il settore civile, coperture con coppie, tegole e rame alluminio. Capacità tecnica ed esperienza al vostro servizio. Questo è Tecnocoperture, via Sant'Antonio 10, Osimo.